Salve carissimi amici tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia. Nel 2006 è Grant Morrison a prendere in mano la testata di Batman, col compito di rimodernare il personaggio, renderlo più giovane, renderlo più appetibile ai nuovi lettori, anche se la testata stava andando molto bene, e lo fa introducendo principalmente il personaggio di Damian Wayne, che è il figlio di Batman, riprendendo per l'appunto una storia datata, una storia degli anni 80, dove Talia al Ghul rimaneva incinta di Batman e nasceva questo bambino che era stato mandato fuori continuity, ma Grant Morrison riparte proprio da tutto quello che è successo, tutte le storie di Batman, rendendole in un qualche modo canoniche, con le dovute conseguenze del caso. La sua gestione si conclude con Batman Incorporated, una serie di 8 numeri più uno speciale per quanto riguarda la gestione pre-New 52, più sono 13, 12 numeri più uno non scritto da lui e uno speciale non scritto da lui, ambientato dopo i New 52. Una gestione che, devo ammettere, è stata veramente difficile da affrontare, un pochettino perché non avevo tutte le conoscenze, perché è tutto un immenso quadro che Grant Morrison tesse per Batman, è il suo elogio definitivo al personaggio, una delle migliori saghe sul personaggio di Batman, a detta di tantissimi. Io non ho letto così tanto da dire ehi, la migliore. Di sicuro una bella saga, una bella gestione, che si arriva a concludersi con questa storia che è piuttosto sopra le righe, perché comincia con Batman che, dopo il suo viaggio dalla morte alla vita e nei vari tempi, torna con la consapevolezza che nell'immediato futuro succederà qualcosa di brutto e, per poterlo affrontare, avrà bisogno di l'appoggio di tutti i suoi simili, di tutti gli emuli di Batman in giro per il mondo. Fonda quindi la Batman Incorporated, che in giro per il mondo finanzia i vari Batman per l'appunto in giro per il mondo. Avremo infatti Batwing, di cui vi ho parlato nella gestione di Batwing, in Africa, avremo Cavaliere Scudiero in Inghilterra, avremo tanti altri personaggi che erano già stati introdotti precedentemente, ma che qui vengono ripresi, rielaborati in chiave moderna, molto molto favoloso. Cioè non c'è modo per... È favoloso quello che il lavoro che fa Grant Morrison su questi personaggi che rischiavano di essere delle macchiette prive di senso, prive di qualunque logica, ma che qui vengono veramente rivisitati e in alcuni momenti ci sono delle vere e proprie pugnalate al cuore che Grant Morrison fa ai lettori che man mano procedono con la lettura di questa sua gestione. Se nei primi due numeri, quindi nei primi due TP usciti per la Lion, abbiamo per l'appunto tutta una lunga introduzione, tutta la creazione di questa Batman Incorporated e la scoperta di chi sia il nemico, nella seconda parte abbiamo lo scontro finale tra Batman, la Batman Incorporated e Leviatano. La scoperta di chi sia il Leviatano è un bel colpo di scena che non... È difficile, che cercherò di bypassare chi sia il Leviatano perché è veramente, anche se di fatto è veramente impossibile parlare della seconda parte senza introdurre, senza spiegare chi sia. Comunque sia, questo Leviatano pone una taglia sulla testa di Robin, una taglia di 1 milione di dollari che deve essere intascata che può essere intascata da chiunque uccida per l'appunto Robin. Batman intesserà tutto un piano per simulare la morte di Robin e poter essere così più libero di affrontare il Leviatano stesso, del quale vedremo le origini in un capitolo che apre di cielo. Grant Morrison fa veramente un lavoro. 20 pagine ti riesce a introdurre un personaggio storico, canonico di Batman e raccontarti tutto quello che ha fatto e nel frattempo raccontarti anche un po' di cose che succedono nel presente. Grant Morrison ha una capacità di sintesi che è veramente fuori di testa quando ci si mette ed è spettacolare. Insomma, abbiamo poi tutta una serie di eventi ambientati a Gotham City che vedono per l'appunto lo scontro finale, definitivo, tra bene e male, tra Batman e il Leviatano.
Uno scontro che porterà a conseguenze piuttosto drammatiche. Lo vediamo nella prima tavola del nuovo, dei New 52 ad opera di Chris Burnham, i disegni, che Bruce Wayne, lo vediamo, tacchete, è davanti a due tombe. Due tombe, quindi due personaggi che moriranno all'interno della gestione. Ed è una cosa che ti viene introdotta nella prima pagina della gestione di New 52, ma che fino alla fine non sai chi riempirà quelle due tombe. Ed è, anche se lo sai, anche se sai che qualcuno non arriverà alla fine, quando scopri chi sono i personaggi che non arriveranno alla fine e come effettivamente vengono sconfitti, hai veramente dei colpi al cuore, che le lacrime, non dico nient'altro. Una gestione che mi ha commosso, mi ha coinvolto dall'inizio alla fine, che mi ha fatto star male, che mi ha fatto tifare per Batman, che mi ha fatto odiare l'antagonista di turno, che a un certo punto dice anche una frase piuttosto epocale: se sarò abbastanza cattivo, mi potrai ritenere il tuo peggior nemico. Ed è, veramente colpo al cuore per tutta una serie di conseguenze che ci saranno. In quest'albo qui succede anche l'altro elemento che ha decisamente sconvolto l'universo di Batman. Immediatamente successivo a morte della famiglia. E vi farò il tag spoiler, anzi lo faccio già adesso, tag spoiler, da qui segue uno spoiler: morirà Damian Wayne in uno dei contesti più epocali, più belli. Io veramente, quando è successo, le lacrime, ero in lacrime, anche perché in quel capitolo succede di ogni. Ed è veramente il riscatto del pettirosso, del ragazzo meraviglia, del nuovissimo ragazzo meraviglia, che prende finalmente coscienza di chi vuole essere e muore tra le braccia del padre. Veramente struggente quel finale. Un pochettino meno struggente il finale della gestione, dove siamo già il climax che si era raggiunto con la morte di Damian Wayne e con il suo successivo Requiem, che tutte le testate di Batman avranno il Requiem, cioè il capitolo dedicato che vede i personaggi, i familiari, i membri della Batfamiglia sconvolti per questo evento. Ma il Requiem di Grant Morrison è irraggiungibile, veramente il magone lo senti pagina dopo pagina, momento dopo momento, le lacrime agli occhi che ti scorrono mentre stai leggendo, anche se l'evento principe che ti fa leggere quel re che mi è avvenuto un mese prima, se non di più, perché se non ricordo male erano passati 2 o 3 mesi, quindi il magone che ti stringeva il cuore man mano che andavi avanti nella lettura. E penso che pochissime altre opere mi abbiano fatto sentire così male e mi abbiano coinvolto così tanto da provare, non dico la stessa rabbia che stava provando Bruce Wayne, Batman, ma da arrivare a capirla. Veramente un coinvolgimento veramente totale che porta ad una risoluzione finale inaspettata. Il finale è veramente fuori di testa, in cui Batman viene preso, viene con tutto il carico che ha in quel momento lì, e nonostante tutto fa quel che fa, perché non si può dire diversamente. Non voglio, vi ho già fatto fin troppi spoiler, non vi spoilerò anche il finale. Un coinvolgimento finale veramente fuori di testa. Una gestione che, per chi è fan del pipistrello, consiglio di recuperare, perché veramente io mi sono sentito coinvolto non tanto per i primi 2 capitoli da Batman Incorporated, ma per la gestione New 52 appieno, in maniera totale. Non consiglio di recuperare solo la gestione New 52 per un semplice motivo. È vero che il primo volume del New 52, cioè il terzo volume della Batman Incorporated, contiene il numero 0 che va a rivisitare l'origine del gruppo, ma perché vengono a mancare degli elementi che Grant Morrison in qualche modo dà per scontati, per assodati, degli eventi che succedono nei capitoli immediatamente prima. È anche vero che nella gestione New 52 alcuni personaggi che erano presenti prima di New 52, ma dopo non sono presenti, scompaiono praticamente nel nulla, senza lasciare troppe tracce di sé.
Sto pensando a Stephanie Brown come Batgirl, perché era Batgirl all'epoca, e a Oracolo, che non vengono neanche nominati, in quanto prima del New 52 erano personaggi esistenti, immediatamente dopo non esistevano. Quindi introdurli, rivisitarli era un pochettino troppo difficoltoso anche per Grant Morrison, anche se è l'unico che mi ha dato un serio motivo per cui Batman è tornato a essere, per cui Dick Grayson da Batman è tornato a essere Nightwing, e del perché sia cambiato così tanto e perché abbia cambiato costume. Veramente, Grant Morrison quando si mette con due frasi riesce a rivoluzionare tutto quanto. Detto questo, vi consiglio però anche di recuperare qualcosa della prima di Batman Incorporated, perlomeno Batman e figlio fino a Batman Leap, che ok, poi dopo anch'io sto cercando di recuperare, prima o poi lo farò, Batman e Robin, il ritorno di Bruce Wayne, ma per ora mi sento abbastanza contento, c'è una storia che ha un filo logico, mancano degli elementi, ma che comunque sia, consiglio a tutti di recuperare. Detto questo, ci vediamo alla prossima video opinione del canale.